Buonasera, riprendiamo i nostri Star Break con una importante ricorrenza. Cadono in questi giorni i 100 anni dalla morte di una figura emblematica e fondamentale nella storia dell'astronomia, la figura di una grande donna, Henrietta Swan Leavitt. Chi era questa donna? Sconosciuta al grande pubblico, ma ovviamente famosissima nel campo dell'astronomia. Era una delle donne computer. Penso, ricordiate tutti il film Il diritto di contare, su queste figure femminili impegnate in difficili calcoli per la NASA. Ebbene, Henrietta Leavitt era una donna computer con almeno 50 anni d'anticipo. Cosa succedeva in quell'epoca? Negli osservatori americani i direttori, rigorosamente maschi, uomini, assumevano squadre di 10-20 donne molto brave in matematica per catalogare i dati che loro raccoglievano al telescopio. A quell'epoca era impedito, era proprio vietato alle donne di usare il telescopio e fare ricerche personali. Henrietta Leavitt però sfruttò ogni spazio per dimostrare la sua genialità, grazie anche a un direttore, Edward Pickering, un po' più illuminato, diciamo, di certi altri direttori maschilisti. Eravamo all'osservatorio di Harvard negli anni 10 del Novecento ed Henrietta Leavitt ebbe questa geniale idea di aggirare il problema fondamentale dell'astronomia, cioè quello delle distanze. Prese delle fotografie della piccola nube di Magellano, una galassia tra le più vicine alla Terra, e analizzò alcune stelle pulsanti che trovò dentro questa piccola galassia. Facendo un semplice ragionamento, possiamo considerare le stelle di quella galassia tutte alla stessa distanza, un po' come consideriamo gli abitanti di Tokyo tutti alla stessa distanza da Lecco, in quanto le minime differenze che ci sono tra una zona di Tokyo e l'altra sono irrilevanti rispetto all'enorme distanza che separa la capitale del Giappone dalla nostra città. Lo stesso discorso si può fare per le stelle. Se prendiamo le stelle di un unico raggruppamento, una massa stellare o una galassia, come in questo caso, possiamo considerarle approssimativamente tutte alla stessa distanza. Quindi questo problema lo si può in qualche modo aggirare, come fece Henrietta Leavitt. Notando la pulsazione di queste stelle, disegnò quello che possiamo definire il cardiogramma delle stelle, cioè la curva di luce, come la luce varia in funzione del tempo. E se queste stelle nascondevano un segreto, la distanza non poteva celarlo. E infatti così fu. Henrietta Leavitt scoprì che più lunga era la pulsazione delle stelle, più luminose erano le stelle stesse e trovò anche la relazione precisa, peraltro molto, molto semplice, matematicamente elementare. Perché è così importante questa scoperta? Perché Henrietta Leavitt ci regalò il metodo per misurare la grandezza dell'universo, niente meno. Da lì in poi sarebbe stato sufficiente trovare una sola di queste stelle pulsanti in una lontana galassia e sarebbe stato sufficiente misurare il periodo di pulsazione per avere con due calcoli semplicissimi la distanza della galassia. Diede lo strumento teorico a Henrietta Leavitt, però bisognava passare alla pratica. Alla pratica ci pensò un grande nome, Edwin Hubble, anzi il più grande nome dell'astronomia del Novecento. Utilizzando il grande telescopio di Monte Wilson, all'epoca il più grande del mondo, prese una serie di lastre della galassia di Andromeda, la M31, una galassia spirale di cui ancora non si conosceva la natura, e notò appunto una di queste stelle pulsanti. Misurando la distanza, risolse uno dei più antichi problemi, cioè che cosa erano queste strutture a spirale? Erano galassie, quindi l'universo si spalancava improvvisamente davanti all'uomo, grazie all'invenzione teorica di questa donna e all'abilità osservativa di un grande astronomo come Edwin Hubble. Ma la vicenda di Henrietta Leavitt fu toccante. Contrasse una malattia in giovane età che la rese sorda e a soli poco più di 50 anni, nel 1921, morì per un tumore che purtroppo la stroncò in pochi mesi. Nel 1925 un astronomo svedese, anzi un matematico svedese, la propose per il premio Nobel grazie alla sua scoperta. Telefonò all'osservatorio di Harvard e il direttore Arlo Shapley dovette dirle che Henrietta Leavitt era morta 4 anni prima. Non esistono i premi Nobel postumi, però esistono i grandi esempi come questo.